ulteriore passo in avanti anche sulla strada della crescita continua, soprattutto a livello di intensità, ma tutto oggi davvero ha funzionato tantissime cose, perché la base di partenza è davvero lo spirito indomito che questi ragazzi hanno tutti quanti. Oggi avevamo tantissime assenze, nessuno ha pensato quelle, abbiamo pensato a chi c'era, che si meritava di giocare, e davvero abbiamo confezionato una partita strepitosa che poteva finire con un risultato anche più rotondo contro una squadra che, non dimentichiamolo, veleggia in testa il girone C. Ad oggi le uniche critiche le ho ricevute dagli amici e parenti di Zingari sui cambi quando tolgo lui, quindi per il resto penso che sto cercando anche io di dare il mio contributo. Non è facile, perché quando è una rosa così competitiva e così lunga e così di giocatori così disponibili è difficilissimo lasciare fuori qualcuno. Prendo l'esempio di Mario Cambielli, che tre partite che andava in tribuna, oggi ha giocato perché se lo meritava, perché ha sempre mangiato l'erba per esserci, e ha dimostrato che è un ulteriore giocatore importante di questa rosa. Adesso andiamo a Vigevano, pronti speriamo, nel senso che adesso il campo, la squadra avversaria presenterà nuove situazioni complicate, è chiaro anche la nostra stanchezza, però abbiamo tempo per ricaricare le batterie e arrivare a Vigevano a completare questo trittico settimanale che deve essere differente in tutti i modi da quello che abbiamo chiuso in casa col Verbano. Quindi andiamo a Vigevano a cercare di continuare su questa strada. Hai deciso di segnare solamente in Coppa o qualche gol in campionato lo farai? Non lo so, speriamo di farne qualcuno anche in campionato. Diciamo che mi fanno tirare rigori, quindi è per quello che ho segnato in Coppa, se no non segniamo neanche in Coppa. Sì, abbiamo fatto bene contro una squadra forte, perché loro sono una squadra forte, hanno giocatori di valore, quando ripartivano era sempre pericoloso, magari li abbiamo messi un po' in difficoltà perché non ci conoscevano bene come noi non conoscevamo bene loro, tutto lì. Però abbiamo fatto bene, avevamo moltissime assenze e non si sono sentite, questa è la forza di questa squadra finora. E quindi andiamo avanti, adesso da domani penseremo al Vigevano domenica. Sembrava che non dovessi giocare, alla fine hai giochi e poi gol. Sono venuto per allenarmi e invece l'ho buttato dentro e vabbè, è andata, dai. Siete stati bravi a interpretare al meglio questa partita e sono contento che anche i ragazzi che giocano di meno oggi hanno fatto una gran partita, e questa è una cosa, forse la vittoria più grande quella di stasera è questa. Quindi il campionato è lungo, la coppa è lunga, noi dobbiamo fare al meglio assolutamente tutto, continuare ad allenarci così senza montarci la testa, perché siamo a ottobre. Grande bombe? Sì. Che bombo, questo è Ci sta plasmando piano piano, esce fuori il suo carattere. Che bella città, il pitbull. Esce fuori un po' anche il suo carattere, che si vede per chi ci viene a vedere e vede lui in panchina che non riesce a trattenersi, va a finire che ci trasporta un po' e speriamo di continuare in questo modo, dai. Il tuo animale preferito è il pitbull? No, assolutamente no, è la volpe. Esordio con gol, meglio di così non poteva andare. No, meglio di così non c'è niente, secondo me. È stata un'emozione bellissima, infatti anche appena la palla è entrata non ho capito più niente, non sapevo neanche dove andare, da chi andare a esultare, non sapevo più cosa fare, è stato bellissimo. Avete dominato la partita. Sì, è stata una partita combattuta, hanno aggredito secondo me poco, ci hanno lasciato giocare, però abbiamo dominato noi sul punto di vista del gioco. Da domani continuo a lavorare per magari buttarne dentro un'altra, speriamo, quando avrò l'occasione di giocare. Ti senti un guerriero sempre di più? Sempre di più un guerriero, e sono contentissimo di indossare la maglia del Fanfulla, del Cavenago Fanfulla.